Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Oggi parliamo di lui più o meno perché andiamo a fare un unboxing, vi spiego. Lui, non so se ve l'ho mai portato sul canale, è il Mantis 85 che sta per 85 millimetri da motore a motore, quindi 8 centimetri e mezzo. È una bestia, è molto piccolo come vedete, però è cattivissimo, cioè appena date un minimo di gas, lui proprio parte e non lo vedete più. È il mio drone da gara per FPV che mettiamo un attimo da parte perché questo è il pacco che è arrivato. Andiamo a vedere cosa c'è. Andiamo ad aprire, vediamo. Oh. Questo lo buttiamo. Ok, andiamo ad aprire a vedere cosa c'è dentro. Avevo già aperto per guardare, c'è un fazzolettino per pulire la lente che presumo che c'è dentro e il manuale di istruzioni. Poi arriva con questa specie di filtro fonoassorbente, non so cos'è, che posso usarlo nei filtri del mio computer che praticamente è uguale. E qua, come vediamo, arriva gli occhiali, ma vediamo dopo. Abbiamo una presa, un adattatore da spina, credo che sia, non so, americana o cosa, a normale. Ma noi vediamo se possiamo utilizzare le nostre direttamente. Poi arriva. Questi sono gli occhiali, ma li lasciamo qua. Arriva una busta comoda per mettere via le robe. Abbiamo questa, che è un'antenna, non mi ricordo sinceramente come si chiamano, patch mi sembra che sia è un'antenna comunque direzionale. Poi abbiamo questo cos'è? Un cavetto jack audio, jack video, presumo perché abbia un DVR interno, se non ricordo male. Il cavo di carica batterie che abbiamo con il jack, questo qua, questo jack qui, a USB. Poi abbiamo un'altra antenna a polarizzazione circolare omnidirezionale, non so se destra o sinistra, ma questo poco importa. È tutto in uno, quindi non so comunque la qualità, dovrebbe essere abbastanza buona comunque la qualità di questo. Non si sentono pezzi staccati. Poi dentro cosa abbiamo? Il caricabatterie, quindi lo apriamo, andiamo a vedere. È un normalissimo cavo USB con questa spina qua, ovviamente, che andremo a cambiare. Fa un 2A 5V oppure semplicemente facciamo così con l'adattatore. Ci entra, ma noi possiamo utilizzare i nostri che ce li abbiamo. Comunque uno in più non fa male. Andiamo a vedere gli occhiali. Allora, abbiamo questo per pulire la lente interna. C'è questa parte qua che adesso non so come, che si dovrebbe allontanare. Non capisco. Ah, ok. Cioè, raga, ho premuto appena appena e si sono accesi. Abbiamo questo per cambiare banda e canali in manuale, questo per accenderlo, questo è per accedere al menu e SRC al menu e basta, credo. Sotto cosa abbiamo? Abbiamo il tasto per la registrazione, perché questo qua ha un DVR integrato, che quindi c'è la micro SIM che si mette qua, che ce l'ho da qualche parte una. Poi abbiamo l'uscita video o audio, che utilizziamo questo cavetto qua che andiamo a inserire qua, e possiamo mettere un DVR esterno, una ricevente esterna, l'alimentazione che possiamo andare a alimentare o caricare gli occhiali direttamente da qua, quindi li inseriamo qua dentro e possiamo alimentarli direttamente con un power bank tipo questo, che ha le USB sporche, ma vabbè, quindi ci possono durare veramente un'eternità. E poi c'è il tasto search per cercare
cercare a scannerizzare automaticamente tutte le bande, tutti i canali per trovare e trova una frequenza uguale o simile a quella che ci abbiamo impostato. Ovviamente, se facciamo in manuale sarà molto più preciso. Quindi andiamo a vedere un attimo. Lo accendiamo. Basta tenere premuto un pochino. Ok, dobbiamo tenere premuto un pochettino e è impostato su Diversity, quindi le due riceventi che ci sono dentro, ci sono due riceventi, prende il segnale video migliore, quindi prende un segnale video migliore questo, tiene su questa. Quando inizia a calare questo e sente che questo segnale video che arriva da questa antenna è migliore, automaticamente switcha, cambia posizione, segnale tra una e l'altra. Questi sono i visori che sono una figata pazzesca. Ci stanno praticamente con tutti i tipi, quasi tutti i tipi di occhiali, perché qua è veramente largo e abbastanza alto. Quindi, a parte le montature, quelle con l'occhiale tondo grosso a goccia che faranno fatica ad entrare, questi qua che ho io, tipo, ci stanno anche larghi, cioè ci stanno perfetti, un po' larghini devo dire. Comunque dovrò regolare la cinghia. E basta. Questo a posto. Io vi ricordo di commentare, scrivere, aspettiamo l'unboxing delle eliche di questo. E vi ricordo di commentare, scrivere, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. E vi farò sapere di questi visori. Vi lascio comunque il link.